Benvenuti a un nuovo Steos Vlog, ok? Non sapevo come chiamarlo. Comunque, in questo video vi do le prime impressioni che ho della Canon EOS R6 che ho comprato recentemente, perché so che a molti di voi interessano, a tanti altri non gliene frega niente, benissimo, a quegli altri ci vediamo al prossimo video in cui riparliamo di flash. Qua parlo di questo corpo macchina perché so che a qualcuno può interessare, ok? Una piccolissima pausa pubblicitaria giusto per ricordarvi che, ebbene sì, riprendono i workshop dal vivo, era da tantissimo tempo che non ne tenevo uno e non vedo l'ora veramente di rincontrarvi di persona. E allora, partiamo la grandissima il 28 maggio con Flash Base, che è un workshop in cui insegno le basi del flash e come utilizzarlo on camera. Si passa poi il 29 maggio al workshop Impara ad usare i flash, che è quello in cui insegno invece ad utilizzare il flash all'esterno, a mischiarlo con la luce ambiente, quindi si va fuori con la modella, con gli ombrellini, i softbox e tutte le cose del genere. E infine, una grande novità, il 18 giugno il workshop Studio Speedlight, che è un workshop in cui insegno a utilizzare gli speedlight in studio, quindi ottenere delle foto come quelle da studio ma con gli speedlight, quindi senza i flash da studio, ok? Tutti i workshop si terranno a Milano, trovate tutte le informazioni nei link qua sotto. Vi lascio alla prosecuzione del video, ciao! Allora, per prima cosa, l'ho utilizzato per tutto il set di Linda, nonché per un battesimo e qualche foto spot qui e là, ovviamente quando si prova, d'accordo? Quindi diciamo che eventi veri e propri, o uno shooting e un battesimo e poi qualche scatto qua e là, così tanto per, ok? Quindi le impressioni sono da un utilizzo non smodato, ma da un utilizzo molto tranquillo. Detto questo, allora, visto che in tanti mi avevano detto ma sì, ma prendila anche senza battery grip, tanto vedrai che ti trovi bene perché comunque si riesce a tenere bene anche il mignolo eccetera, ecco ragazzi, no, io non ce la posso fare senza battery grip, non ce la faccio. Ho fatto appunto sia lo shooting con Linda che il battesimo senza battery grip, perché l'ho ordinato ma mi deve ancora arrivare, e quando scatto in verticale, cioè è veramente una fatica allucinante. Io non so come fate voi a tenere, cioè non voi, ma chi la tiene senza battery grip, a tenerla così o così, cioè che si scatta così o così. Poi sarà perché io ho l'occhio dominante sinistro, non ho il destro come quasi tutti, però non lo so, io la trovo veramente faticosissima da usare negli scatti in modalità verticale senza battery grip, quindi l'ho ordinato. Quindi diciamo che per quanto riguarda la comodità nell'utilizzo non posso fare un vero confronto con la EOS R che mi sta riprendendo in questo momento, perché sulla R avevo preso subito il battery grip, qua ho detto ma dai, per una volta proviamo a non prenderlo, no, mi trovo malissimo, sono troppo abituata col battery grip, e quindi non posso fare un vero confronto da questo punto di vista, ma appena mi arriverà poi vi faccio sapere, ok? Detto questo, quindi per quanto riguarda il corpo macchina, lo trovo un pochino più plasticoso rispetto alla EOS R, ok? Nonostante costi di più, perché la EOS R, sì, oddio, quando era proprio partita al day one costava forse di più della R6, però in generale poi si è assestata su un prezzo che era un pochino più basso della R6. E comunque, contando che l'R6 praticamente come corpo macchina dovrebbe essere quasi uguale alla R5, io lo trovo un po' più plasticoso, ok, rispetto alla R da cui arrivo. Ad esempio, già solo le rotelle come girano, queste, soprattutto questa che gira in orizzontale, le trovo più plasticose, ok? Poi magari una mia impressione, magari in realtà sono fatte meglio, però la trovo un pochino più plasticosa della R. La R mi sembrava un po' più solida da questo punto di vista. Poi veniamo a un'altra differenza con la R che propende a favore della R, ovvero la mancanza dello schermino superiore, ok? Quello che sta qua, lo sapevo quando l'ho comprata. Devo dire che io ci faccio abbastanza affidamento, soprattutto durante gli eventi tipo battesimi, matrimoni, eccetera, perché quando ce l'avete appesa basta un'occhiata all'ingiù, vedete su che parametri siete, in che modalità di scatto siete, ce l'avete al volo. Qua bisogna guardare per forza sullo schermino, che tra l'altro non l'ho accesa, ma lo accendiamo. Qua bisogna guardare per forza lo schermino qua, quindi è un po' più scomodo, però devo dire che per l'utilizzo che ne ho fatto fino adesso mi sono trovato benissimo anche senza lo schermino superiore. Vedremo nel momento in cui dovrò fare un matrimonio intero quanto mi mancherà, ok?
joystick e rotella. Allora, come sapete, la R6 rispetto alla R ha reintrodotto l'utilizzo del joystick qua per la messa a fuoco e la rotellina qua sotto, quella appunto che gira così al posto dei tastini che aveva la R. E allora, la rotellina è comodissima, niente da dire, effettivamente rispetto ai tastini è un'altra cosa. Il joystick pensavo invece mi fosse molto più utile e invece lo trovo veramente inutile, cioè a sto punto non so se era meglio addirittura quell'affarino che avevano messo, non mi ricordo neanche come si chiama quell'affare che potevate tenere premuto sulla R eccetera, perché vi spiego, praticamente quando mettete a fuoco ormai quasi sempre si utilizza la messa a fuoco con l'occhio, quindi quella live, l'IAF, ok? IAF, ce l'ho fatta a dirlo in inglese, quindi messa a fuoco dell'occhio oppure messa a fuoco del soggetto in automatico, così. Quindi a questo punto il joystick per selezionare il punto di messa a fuoco non serve assolutamente a nulla. Come anche però quando utilizziamo un punto di messa a fuoco singolo, io ormai mi sono abituato a fare quella cosa che si qua sono in modalità inseguimento quindi non posso farlo, però mi sono abituato già con la R a fare quella cosa che con il dito si va a modificare al volo il punto di messa a fuoco, quindi quando non si è in modalità di messa a fuoco automatica con l'occhio, con l'animale eccetera, ma quando si sceglie il singolo punto di messa a fuoco, a muoverlo con il dito qua. Quindi io mi metto qua, anzi adesso facciamolo così un attimo. Ora sarà che io sono di nuovo con l'occhio dominante sinistro, quindi mi trovo bene a farlo con il pollice destro, mentre invece magari qualcuno che ha l'occhio dominante destro deve farlo con il pollice destro e quindi forse per lui è un po' più scomodo. Ma io la messa a fuoco utilizzando lo schermino dietro la trovo infinitamente più veloce che non quella con il joystick. Il joystick lo trovo lentissimo, mentre invece con il pollice dietro che mi punta sullo schermo devo dire che becco immediatamente il punto dove lo voglio mettere e quindi la trovo molto più veloce. Pertanto il joystick, a mio parere, sulle mirrorless, quantomeno sulla serie R di Canon, che ha questa cosa che si può scegliere il punto utilizzando lo schermino, lo trovo un po' datato, non più così utile, mentre invece quando avevo la 5D eccetera, lì era utilissimo, per carità, per scegliere il punto di messa a fuoco, si spostava tra tutti i punti disponibili, si sceglieva, no? Quindi lì effettivamente era un altro mondo rispetto alle freccine destra, 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 su, 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 destra, destra, giù, cioè che diventi matto. Ma al giorno d'oggi con le mirrorless, con questa tecnologia, lo trovo un po' inutile, quindi ad oggi veramente non l'ho praticamente utilizzato. Devo capire se posso assegnargli qualche funzione che sia un po' più utile che non la scelta del punto di messa a fuoco, che tanto non la farò mai con il joystick, perché la trovo più veloce con il pollice. Guarderò poi nei menu per capire se effettivamente si può assegnare qualcosa, sicuramente si può assegnare qualcosa che non sia la scelta del punto di messa a fuoco, perché sono iper personalizzabili questi corpi macchina, però devo vedere se c'è qualcosa che sia veramente utile rispetto alla scelta del punto di messa a fuoco. Veniamo ai fattori super positivi dell'R6 rispetto alla R. Allora, la stabilizzazione del corpo macchina è una roba pazzesca, ok? È una roba pazzesca perché vi permette di rendere ottiche come queste, che sono già un po' anzianotte, stabilizzate. E voi direte, ste, da tantissimo che c'è l'IBIS, come si chiama? In body... IBIS sta per in body... che non so cosa vuole dire... stabilization, ok? Quindi stabilizzazione all'interno del corpo macchina. È vero, esiste da tanto, soprattutto nei corpi macchina Sony, eccetera. Su Canon, però, questo è il primo corpo macchina, insieme all'R5, in cui l'hanno messa. E devo dire che effettivamente cambia abbastanza la vita, perché anche con ottiche un po' più lunghe come l'85, 135 o anche solo un 24-70 in cui siete a 70 mm scattate con un po' più di serenità. Anzi, se devo dirvela tutta, con molta serenità, perché se uno ha la mano un attimo ferma, insomma non è che trema mentre fa la foto, si possono ottenere tempi veramente epici. Ad esempio nel set di Linda, quello in cui vi ho fatto vedere come avevo creato la foto con la scia,
Nel momento in cui ho fatto lo scatto di test per vedere com'era la luce ambiente, mi sembra che il tempo di scatto fosse un quarto, un quinto di secondo, qualcosa del genere, la foto è venuta praticamente ferma e non ci ho fatto attenzione a che fosse ferma. Io volevo solo capire quanto era la luminosità su di lei, non mi importava che fosse perfettamente a fuoco, eccetera. Però ho scattato così, tanto per, e la foto è leggermente micromossa, ma perché appunto non ci ho fatto attenzione, ma... Cioè, a scattare a 70 mm con un tempo di un quarto, un quinto, non mi ricordo più, e ottenere uno scatto praticamente fermo, cioè con un'ottica non stabilizzata, è tanta tanta roba. Quindi effettivamente permette di andare a riutilizzare in maniera epica ottiche magari più anzianotte come questo o come il mio 135 eccetera, perché vi lascia più tranquilli. Ad esempio, se sono col 135 e scatto a un cinquantesimo di secondo, un sessantesimo di secondo, di nuovo devo fare attenzione allo scatto, effettivamente essere fermo eccetera, però lo scatto con un po' più di serenità che non prima, in cui dicevo aspetta un sessantesimo di secondo, magari col 135 sai cosa, alzo gli ISO di uno stop, così almeno il tempo mi diventa un centoventesimo e sono un po' più tranquillo, ok? Mentre invece con i corpi macchina stabilizzati come la R6 si va molto molto più sereni, ok? Quindi questa caratteristica veramente mi è piaciuta molto molto e non me l'aspettavo così efficace anche sulle ottiche vecchie. Altro punto super a favore dell'R6, adesso ve la spengo, ve lo faccio vedere, è ovviamente, come sapete tutti, che ha il doppio slot di memoria, ok? Il doppio slot di memoria che effettivamente, di nuovo, dà una tranquillità in più. Ora, questo nei corpi macchina professionali, Canon ce l'ha sempre avuto, quindi non è una grande novità, però diciamo che è una cosa in più che non fa schifo. Per quanto mi riguarda, non ho mai avuto problemi a scattare con corpi macchina con una sola SD, cioè nel momento in cui secondo me uno fa attenzione, sì, può sempre succedere il dramma, però non ho mai avuto problemi e, incrociando le dita, spero mai le avrò. Sicuramente avere la doppia SD aiuta non poco, perché si può fare il backup eccetera. Parliamo della messa a fuoco a questo punto. La messa a fuoco è qualcosa di eccezionale, perché si vede che è evoluta rispetto a quella della R. Quella della R era già buona, niente da dire assolutamente, ma quella della R6 è su un altro pianeta, è veramente molto molto più rapida a prendere l'occhio, lo prende in situazioni più difficili, quando la R magari non lo prendeva, la R6 lo prende lo stesso. Quindi devo dire che effettivamente sul set che vedete qua dietro, quello con Linda che ho spiegato recentemente, in cui ho utilizzato un po' di flash così, le foto con l'occhio non a fuoco, boh, su un set di, non mi ricordo quante foto saranno, 400, una roba del genere, comunque 300-400, le foto con l'occhio non a fuoco, ma saranno veramente il 2-3%, ma anche di meno forse, sono pochissime, pochissime. La messa a fuoco è stata sempre e comunque eccezionale, anche su scatti come questo che vedete adesso, che è uno scatto fatto ad F1.2, cioè proprio con l'85 F1.2 vecchiotto. Mi sono avvicinato lì tenendo premuto F-on, quindi io ho la messa a fuoco sempre sull'occhio in modalità servo, quindi che segue l'occhio, perché se io mi muovo un pochino, chiaramente la messa a fuoco, per anche i micro movimenti quando siete F1.2, contano. Quindi se io tengo premuto dietro e così sono tranquillo sulla messa a fuoco e scatto le foto, ok? Ora, un giorno magari, se a voi interessa, perché a me sembra una cosa naturalissima da fare, però può essere che per qualcuno non lo sia, io ho separato il pulsante di scatto da quello della messa a fuoco e scatto solo unicamente in modalità servo. Non so se a qualcuno di voi può interessare un filmato in cui vi spiego perché e quali vantaggi porta. Fatemelo sapere nei commenti qua sotto se effettivamente potrebbe interessarvi un video del genere, perché cioè, io lo faccio da anni e anni e magari lo fate veramente tutti ed è una roba inutile, non sto a perdere tempo a registrare questo video, ma se a qualcuno può servire, perché no, assolutamente, ok? Quindi devo dire, messa a fuoco su un altro livello, e anche scatti a F1.2 come questo sempre venuti benissimo. Qua gli occhi sono perfettamente a fuoco entrambi, perché ovviamente quando scattate F1.2 lì però fa parte di quello che deve capire il fotografo. Gli scatti F1.2 dovete fare attenzione che entrambi gli occhi siano sullo stesso piano, altrimenti è ovvio che uno viene sfocato se è su un piano leggermente diverso. Qua lei era esattamente frontale a me e quindi
a F1 e 2 entrambi gli occhi mi sono venuti perfettamente a fuoco, però in quelli in cui non era esattamente frontale ma leggermente spostata, comunque l'occhio più vicino era perfettamente a fuoco. Quindi sulla messa a fuoco veramente tanta roba rispetto anche alla R, che comunque, cioè, io la utilizzavo da tanto, non si è mai comportata male, però devo dire che effettivamente dei passi in avanti sono stati fatti, ok? In ultimo parliamo del file. È un file da 20 mega, quello che produce la R6, come ben sapete, però sono 20 mega buoni, devo dire. Li ho lavorati un pochino, questi qua, ad esempio di Linda, oppure quelli del battesimo. Allora, quelli di Linda ho lavorato alcuni scatti in cui, come avete visto nel video precedente, avevo il flash nudo che sparava sulla gamba di lei, che però giustamente essendo nudo, se lei magari era un po' troppo rivolta verso il flash con il braccio, faceva sì che quel braccio fosse troppo illuminato. Ecco, i recuperi su quel braccio, che era sovraesposto rispetto al resto della foto, sono stati molto buoni. Mentre invece, ad esempio, al battesimo ho scattato serenamente a ISO 3200, 6004, ma questo lo facevo già anche prima, devo dire la verità, con la R, con la 6D, non mi sono mai posto problemi a scattare ISO molto alti. Però, devo dire, i file a ISO 6004 del battesimo nella chiesa fatti con la R6 mi hanno soddisfatto molto. I colori sono molto belli, perché diciamo che ormai a livello di rumore quasi tutte si equivalgono, o comunque se non si equivalgono sono tutti molto buoni a livelli di rumore. Poi sì, una è leggermente migliore dell'altra, bla bla, per carità, però diciamo che ormai il rumore non è più sto problema drammatico, a meno che uno non vada a ISO 100.000, che propongono appunto questi corpi macchina. Però escluso quel problema lì, il problema di scattare a ISO molto alti è sempre il colore, perché quando si scatta ISO molto alti si ha una perdita a livello cromatico importante. Ora, io non so spiegarvelo nel dettaglio questa roba qua, non so bene da cosa derivi, non l'ho mai esplorata a fondo, però oltre al rumore si perde anche, permettetemi il termine, non so se è corretto, cromaticità, ok? Probabilmente non è corretto. I colori sono più slavati, è un po' più difficile andare a recuperarli, è più difficile, anche se non si fa un bilanciamento del bianco fatto bene, andare ad avere dei colori corretti all'interno di una chiesa. Ecco, tra l'altro, all'interno di una chiesa, mi raccomando, ricordatevi sempre il color checker, perché è importantissimo per fare le foto in una chiesa in cui appunto le luci sono le più variegate, e tante volte non basta mettere un bilanciamento del bianco, ma bisogna proprio andare a creare un profilo con il color checker. Parentesi a parte. Vi dicevo, i colori tirati fuori a ISO molto alti dell'R6 mi sono piaciuti molto, ok? Quindi li ho trovati molto belli anche da fornire al cliente. Quindi devo dire, mi sono trovato bene. Fino ad ora mi trovo molto bene. L'unica mancanza che sento fortemente è quella del battery grip, ma che ho già ordinato e mi arriverà, spero presto. I fattori quindi positivi e negativi ve li ho detti. Spero per qualcuno di voi sia stata una mini recensione utile, ok? E poi man mano che la utilizzerò per altri lavori vi farò sapere altre impressioni di questo corpo macchina, perché poi appunto magari utilizzandola tanto mi accorgo che alcune cose non mi piacciono, oppure altre che non ho, in questo momento non ho approfondito perché appunto l'ho utilizzata poco, ce l'ho da poco tempo, in realtà mi cambiano la vita, ok? Quindi magari prossimamente uscirà un episodio 2 di questo video in cui vi racconto appunto degli aggiornamenti di questo, ok? Detto questo, vi saluto e ci vediamo alla prossima. Ciao!